come arrivi qui, in questo luogo magico a Via Rosellini? Può dirlo forte e magico, perché lo vedevo solo in TV, la Serie A. Quando è successo l'ultima disavventura del razzismo sul campo, quando ho abbandonato il campo, ha avuto molto amplore mediatico. L'amministratore delegato, il dottor De Siervo, avendo visto quello che era successo, mi ha chiamato per un colloquio, per capire chi ero e quali erano le mie aspirazioni. Mi ha esposto la sua idea, la sua voglia di migliorare la lotta contro le discriminazioni proprio dentro lo sport, non solo nel calcio, e di cercare di fare della Serie A un faro. E quindi cos'è successo? Tutti i 20 club hanno aderito mettendo un patch dedicato sulle maglie durante quelle giornate. I campi erano brandizzati, le fasce da capitano erano brandizzate, keep racism out. Gli allenatori hanno lanciato un messaggio contro il razzismo, eravamo tutt'uno, una squadra, come deve essere il calcio, dai club alla Lega, agli allenatori, ai giocatori, anche ai tifosi che non c'erano, tutt'uno che dicevamo no, vogliamo keep racism out. Bentornate e bentornati a Stravinco per la vita, lo spin-off di O anche no, la trasmissione di Rai 2 in onda tutti i venerdì notte in replica la domenica mattina sulla disabilità positiva. Abbiamo appena visto il grande portiere senegalese Omar Daffé raccontarci qualcosa della sua vita. E per comprendere il collegamento tra il razzismo e le persone con disabilità, abbiamo con noi un collega di Avvenire, si chiama Max Castellani, ha scritto insieme ad Adam Smulevic un libro importante, Un calcio al razzismo, e ci spiegherà insieme al nostro ormai caro amico generale Roberto Riccardi, di cui ricordiamo un cuore da campione, la storia di Ludwig Guttmann, ci spiegheranno insomma qual è questo collegamento? Max, benvenuto. Buongiorno a tutti, salve. Ma diciamo che stiamo parlando di due diversi tipi di discriminazioni, ma che comunque rappresentano una piaga sociale fondamentale. Molto ancora non è stato fatto nella società civile, appunto, per abbattere quelle barriere architettoniche che creano disagi a tutto l'universo dei disabili. E per quanto riguarda invece il discorso del razzismo, pur avendo fatto passi da gigante, credo, negli ultimi anni, soprattutto nel mondo dello sport, esistono ancora purtroppo delle sacche di intolleranza che hanno portato ad episodi spiacevolissimi come quelli di Omar Daff. Spesso poi ci siamo trovati di fronte anche a una giustizia sportiva o comunque dei regolamenti che non hanno assolutamente tutelato questi ragazzi di colore che si sono trovati poi a dover fare delle scelte o di accettazione della situazione, oppure dei gesti fortissimi ma molto isolati che in Serie A, in Serie B, nel professionismo non si sono visti, invece in un campo di dilettanti si è visto con il grande rifiuto di Omar Daff di proseguire la partita dopo essere stato reiteratamente insultato con Sporco Negro. La Lega di Serie A si è impegnata moltissimo in quest'anno così difficile di Covid e ha organizzato una serie di incontri sotto l'egida di Keep Racism Out con tutte le squadre della Prima Lega per costruire e stabilire tutta una serie di regole che devono dare una risposta a quello che Max Castellani ha appena detto. Ma Roberto, il collegamento tra razzismo e disabilità, beh, si vede nella storia di Guttmann. Lui era un neurologo che si stava affermando in Germania, pur confinato dalle leggi di Norimberga, quando nel 1936 si tennero le Olimpiadi di Berlino e uno straordinario Jesse Owens, un atleta nero, costrinse Hitler a lasciare il palco perché non voleva premiare e stringere la mano a un atleta di colore. Si sono fatti passi da gigante, ma esistono ancora tante forme di razzismo. Il razzismo, quello dei bianchi verso i neri, quello degli alti verso i bassi, quello dei belli verso i brutti, ed è razzismo non voler guardare le immagini di questi atleti con disabilità che ci stanno commuovendo con le loro gare e le loro vittorie.
Max, tu hai il polso della situazione lavorando in un quotidiano importante come Avvenire. Mi confermi che nelle scuole di tutti, e noi ricordiamo che l'Italia è stato il primo paese al mondo ad abolire le scuole speciali, il primo paese al mondo nel 1977, mi confermi che dove c'è un bambino o una bambina con disabilità c'è meno bullismo? Io sono convinto che, soprattutto viaggiando per le scuole, per andare a Smulevice, dove siamo andati a presentare il nostro libro, abbiamo visto queste situazioni dove sicuramente il tasso di sensibilità con la presenza di un bambino Down o di qualsiasi tipo di altra disabilità, anche grave, c'è una maggiore solidarietà da parte dei ragazzi. È chiaro che i ragazzi però vanno educati a questo, vanno educati al rispetto, vanno educati soprattutto ad accettare la diversità. E questo è un problema culturale che si deve partire chiaramente dalle scuole di base per arrivare poi a un discorso più concreto e anche con dei progetti ben definiti quando si arriva all'università. Raccontare, formare, educare, e questo lo fa Popotus, il giornalino bisettimanale, esce tutti i martedì e i giovedì, allegato ad Avvenire, che Max parla proprio di questi temi. Assolutamente sì, diciamo che lo sguardo poi è quello rivolto ai bambini, ma i bambini ci leggono e soprattutto hanno la capacità poi di codificare le notizie, notizie che come queste di cui abbiamo parlato adesso, notizie di sport, notizie di discriminazione e soprattutto di inclusione. La parola inclusione penso che sia una delle parole che grazie a Popotus apprendono prima di tutti gli altri lettori potenziali degli altri giornali. E a proposito di parole, vi salutiamo con la nostra Gambante! A domani.